Ciao, ho notato che ultimamente sei stato un po' distante. Tutto bene? Sì, ho preso la decisione di allontanarmi da alcune persone che non mi fanno bene. Capisco, ma cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? Ho realizzato che la mia energia e il mio tempo sono preziosi. Essere circondato da persone che non apprezzano chi sono veramente o che mi portano negatività non è salutare per la mia crescita personale. È una scelta coraggiosa, ma come ti senti riguardo a tutto ciò? Inizialmente è stato difficile, ma ora mi sento più leggero. Ho fatto spazio per relazioni più positive e sto concentrando la mia attenzione su chi mi sostiene davvero. Posso capire che ci sia bisogno di allontanarsi da persone tossiche, ma non temi di rimanere solo? In realtà, ho scoperto che allontanarmi da chi mi fa male mi ha aperto la strada per nuove connessioni più genuine. La qualità delle relazioni è più importante della quantità. Hai ragione. È solo che mi sembra difficile tagliare i legami, anche se so che non sono positivi. È strano come alcune persone possano cambiare nel tempo. Avevo una connessione profonda con loro, ma ora sembrano estranee. È una decisione difficile, ma a lungo termine, scegliere relazioni che nutrano il nostro benessere è un investimento in noi stessi. Il cambiamento è inevitabile e a volte le persone crescono in direzioni diverse. È doloroso, ma a lungo termine è importante dare priorità alla tua felicità. Hai qualche consiglio su come gestire il distacco senza sentire un vuoto? Sì, concentrati su te stesso e sulle attività che ti appassionano. Cerca nuovi interessi e esci dalla tua comfort zone. Il cambiamento può portare a nuove opportunità. Hai mai avuto paura di rimpianti o di perdere qualcosa di importante tagliando i legami? Inizialmente sì, ma ho imparato che il vero rimpianto sarebbe stato restare legato a relazioni che mi facevano soffrire. Ogni taglio è una liberazione. Suppongo che dovrei iniziare a fare scelte più consapevoli per il mio benessere emotivo. Esattamente. La tua felicità dovrebbe essere una priorità. Chiudi i capitoli che ti trascinano verso il basso e apri la porta a nuove possibilità. Grazie per i consigli. Penso che valga la pena provare. Ricorda che, a volte, liberarsi da ciò che ci trattiene è la chiave per scoprire nuove vie e crescere.